Ragazzi, è aperto il gruppo Telegram di Dillo all'Armadillo, entrateci numerosi, così parleremo di GTA, dei glitch, di tutto quello che volete. Anche tu vuoi sapere come duplicare auto insieme ad un amico? In questo video scoprirai come fare in una maniera semplicissima. Sono arrivati anche i pompieri, ma non ci credo, ma mi ha sparato addosso. Sono pure finito in terra goffamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dillo all'Armadillo. In questo nuovo video vedremo un gift card to friends trasformato in duplicazione. Il video sarà molto simile a quello precedente. Chi ha visto quello precedente potrà approfondire l'argomento riguardo alla duplicazione. Chi non ha visto quello precedente si becchi questo video. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché inserirò un sacco di risoluzioni ai problemi. Che cosa intendo? Intendo che nel girare la clip ho affrontato una marea di problemi che potreste riscontrare anche voi e quindi vi dico già i modi per risolverli. Mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram e troverete a circa 600 persone disposte ad aiutarvi, logicamente quando si può, però vi assicuro che è un gruppo molto collaborativo. I requisiti di questo glitch sono avere il centro operativo mobile con un'auto all'interno, avere un night, va bene qualunque night, e nel night avere acquistato il piano B2, quello del garage, avere un amico, l'amico deve avere l'auto che volete duplicarvi. Io vi consiglio una Issy perché sono quelle più modificabili. Vi ricordo infatti che alla vendita vi verranno dati i soldi delle modifiche, non il valore dell'auto, quindi duplicate sempre auto dell'arena oppure di Benny. E il veicolo del vostro amico, quindi quello che duplicherete, dovrà avere la targa custom. Non fate nulla se non ha la targa custom. Se usate una Issy e la targa è coperta, portatela da Los Santos Customs e controllate di avere montata la targa personalizzata, perché anche se non la vedete, la targa c'è, ve lo assicuro, ma è coperta dal mortaio. Poi bisogna avere la mira manuale e bisogna avere tante LGRH8, Faggio, Sanchez, qualunque tipo di macchina gratuita, quante sono le auto che volete duplicare. Quindi se volete duplicare 10 Issy, dovete avere 10 LGRH8. RH8, Faggio, Sanchez, quello che volete. Sappiate che queste auto le perdete, quindi utilizzate auto gratuite. Cominciamo subito. Allora, il primo passo lo deve fare il vostro amico, quindi quello che avrà l'originale dell'auto che volete duplicare. Dovrete trovarvi entrambi nella stessa sessione a inviti. Quindi l'amico cosa dovrà fare? Dovrà aprire il telefono, andare a sinistra sull'icona delle attività, poi dovrà selezionare attività e dovrà avviare freccette. Può avviare anche braccio di ferro, può avviare qualunque cosa. Voi fatelo con freccette, così almeno siete sicuri che funziona come ha funzionato a me. Poi selezionate amici in sessione e confermate. Vedrete in basso a destra il messaggio in cerca di un'attività. Ora il vostro amico dovrà attendere che il messaggio cambi e diventi popolamento della sessione e da questo punto vi dovrà avvisare. Ed ora vediamo cosa dovete fare voi che dovete duplicare l'auto. Allora, chi riceve l'auto dovrà stare all'interno dell'entrata del servizio del suo night, quindi al piano terra, diciamo, nella parte del garage. A questo punto premete il tasto PS, andate su party, andate sulla persona che partecipa al party che ha avviato le freccette, premete X e selezionate partecipa alla sessione. Rifiutate il messaggio. A questo punto basterà avviarsi verso l'ascensore, selezionare il piano interrato 2 e una volta che le porte si aprono premete velocissimo due volte il tasto PS, partecipate di nuovo alla sessione del vostro amico che ha avviato le freccette. Vi spunteranno due messaggi, il primo lo accettate, appena compare il secondo contate fino a 3 ed accettate anche il secondo. Partirà una sorta di respawn che sembrerà mollarvi in aeroporto. Ok, a questo punto il vostro amico potrà abbandonare l'attività. Per farlo basterà aprire il telefono, ritornare di nuovo sull'icona a sinistra, quindi quella dell'avvio attività, andare su attività e fatto questo premere cerchio fino ad uscire dalla visione del cellulare. Tornando a voi invece, dopo il respawn vi ritroverete al piano B2 del vostro night, in una sessione buggata. Lo riconoscete perché non avete la minimappa in basso a sinistra. Quello che dovete fare a questo punto è salire su un veicolo a caso, premete R2 per uscire dal garage. Una volta usciti dal garage fate manovra e rientrate di nuovo nel night.
sempre al piano interrato 2. Come vedete, avrete dei flash, poi il vostro personaggio volerà in aria precipitando, premete triangolo, vi ritroverete in mezzo alla strada, cercate di non farvi travolgere come sto facendo io, ecco un altro che mi colpisce in pieno, fregate una macchina a caso e partite senza una precisa meta. Vedrete che mentre state camminando con l'auto, precipiterete sotto mappa. Qui possono verificarsi due cose. La prima è che il vostro personaggio muore istantaneamente. In questo caso non dovrete fare nulla. Se invece vi ritrovate in un loop, quindi come vedete a video, la vostra auto continuerà a trovarsi sopra mappa, sotto mappa, semplicemente aprite il menu del touchpad e selezionate la voce ucciditi. Respawnerete probabilmente vicino alla spiaggia o comunque vicino al night. Io intanto ringrazio Sidro95, Shadow71 e NotKiller93 per avermi dato una mano a girare la clip, risolvendomi anche qualche problema. Shadow71 praticamente si è preso carico di questo glitch e mi ha dato una mano ad effettuarlo con successo. Intanto volevo salutare FancyDemon2004, detto Checco, S1, S1M0N5 e Giovanni Piretta per aver lasciato un commento negli ultimi video con l'hashtag Dillo all'Armadillo. Se volete apparire anche voi nei prossimi video, lasciate un commento con l'hashtag Dillo all'Armadillo seguito dal commento che desiderate e i tre più belli verranno pubblicati nei prossimi video. Dovrete recarvi in questa posizione. Seguite la coda dell'armadillo, ci troviamo in questa posizione. Ok, a questo punto vi mettete nella posizione in cui mi trovo io, quindi qui davanti allo stop. Guardate verso il basso, aprite il menu interazione, andate su servizi, centro operativo mobile e richiedete il centro operativo mobile. Guardiamo verso il basso perché favoriamo il respawn in questo punto. Fatevi avvisare dall'amico quando il vostro com apparirà. Io intanto chiamo il meccanico per farmi mandare un LGR H8. Potrete usare un LGR H8, potrete usare un Faggio, potrete usare una Sanchez, una Turismo R. Sappiate che questo veicolo che chiamiamo in questo momento lo perderemo. Quindi vi consiglio di utilizzare un veicolo gratuito. Sappiate che se utilizzate una Deluxo, il valore della ISI duplicata schizzerà a 3.800.000. Altrimenti vi prendete il solo costo della ISI se utilizzate un'auto gratuita come la LGR H8. Ok, il COM potete posizionarlo nella posizione in cui l'ho messo io. Vi consiglio di metterlo sul marciapiede in modo da non avere le auto dei civili che si incolonnano dietro, impedendovi l'accesso. Ok, intanto Shadow è arrivato con la sua ISI, sale sulla mia auto, andiamo sul retro del COM, premiamo freccia a destra, avrete il messaggio che vi chiede se volete sostituire il veicolo all'interno del vostro COM. A questo punto premete X e nel momento in cui il messaggio sparisce dite subito al vostro compagno di scendere dall'auto. A questo punto potrete incorrere in situazioni diverse. La situazione numero 1 è: il vostro amico non scende in tempo dall'auto, quindi scende troppo in ritardo. In questo caso finirete in una schermata nera con caricamento infinito. Vedrete che anche partecipando alla sessione di un'altra persona non riuscirete a sbuggarvi, sarete buggati entrambi. Se siete in più di due nel party, quindi siete rimasti buggati in due ma il terzo è sbuggato, basterà semplicemente che il vostro amico sbuggato avvii un'altra partita a freccette, partecipate alla sua sessione attraverso il party, accettate i messaggi che vi vengono mostrati e vedrete che vi sbuggerete. Situazione numero 2: provate ad entrare all'interno del vostro COM, nel momento in cui premete X apparirà la schermata del gioco e diventerà subito nero, quindi il vostro amico non avrà il tempo di scendere dall'auto. Nel caso in cui vi doveste ritrovare buggati entrambi ma non avete un terzo amico in party, premiamo una volta il tasto PS, andiamo su galleria catture, selezioniamo un gioco, poi andiamo su clip video, andiamo sopra la clip, una clip video a caso, premiamo il tasto option e selezioniamo ritaglia. Confermiamo il messaggio che ci chiede se vogliamo mettere in stand by l'applicazione di GTA. A questo punto premiamo cerchio, ripremiamo due volte il tasto PS per tornare al gioco e verremo respawnati di nuovo in sessione e logicamente dovrete ribuggare la sessione al night. Se non vi riesce vi consiglio
consiglio di premere X, aspettare qualche secondo e dirgli di scendere anche se non è sparito ancora il messaggio. Provate a fare così e vedrete che troverete il timing corretto. In entrambi questi casi, quindi se rimarrete buggati e poi riuscirete a sbuggarvi, una volta respawnati dovrete richiamare di nuovo il COM, poi aprire il menu del touchpad, andare sul menu veicoli e rimandare il veicolo al deposito, sia che lo avete lì con voi sia che non lo avete lì con voi, e richiamare di nuovo lo stesso veicolo. Quindi la stessa LGRH8, Sanchez, Faggio, quello che avete usato fino a questo momento. Se invece non avete riscontrato problemi, nel momento in cui andrete dietro il COM, entrambi sulla stessa auto, vi basterà semplicemente spammare X, il vostro amico deve scendere dall'auto nel momento in cui il messaggio sparisce, ovviamente dovrete avvisarlo voi, a questo punto vi ritroverete all'interno della vostra auto, fate retromarcia, allontanandola dal retro del COM, a questo punto il vostro amico deve mettersi dietro al vostro COM, come ha fatto Shadow in questo momento, con L1 R1 si appoggia proprio al COM, voi andate sul retro del COM, premete freccia destra per entrare da soli, a questo punto premete una volta il tasto PS, andate con la freccia in giù, poi freccia a destra, a questo punto scendete fino a visualizza tutto e partecipate alla sessione di un amico in mira differente dalla vostra. Una volta che avrete fatto questo, il primo messaggio lo accettate, il secondo lo rifiutate. Quando vi chiede se volete cambiare la modalità di puntamento, ecco, questo lo rifiutate, vi ritroverete invisibili. Quello che dovrete fare a questo punto è entrare nell'auto dell'amico e boom! Una volta entrati vi ritroverete sull'auto duplicata all'interno del vostro COM. Uscite dal vostro COM ed avrete completato la prima duplicazione. Se volete farla diventare massiva, non vi resta che richiamare un'altra LGRH8, un Faggio, quello che volete, e ripetere di nuovo i passi dall'inizio. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video. Potrebbe succedervi che nel momento in cui il vostro amico tenta di salire sulla vostra auto, non ci riuscirà perché gli viene impedito nonostante le impostazioni sul menu interazione siano corrette. In questo caso, rimandate il veicolo al deposito tramite il menu interazione veicoli, lo richiamate e vedrete che il problema sarà risolto. Può succedere anche che siate voi stessi a non riuscire ad entrare nel vostro veicolo. Anche in questo caso rimandate il veicolo al deposito e richiamarlo subito dopo, sempre dal menu veicoli, e vedrete che il problema sarà risolto. Nel caso in cui effettuate correttamente tutti i passaggi ma non riuscite ad effettuare il give car to friends, uscite dalla sessione e ripetete tutto il glitch dall'inizio, quindi ribuggando la sessione al night e poi tornando nella sessione buggata ripetendo tutti i passi, perché purtroppo ogni tanto si bugga la sessione buggata e non c'è verso di duplicare. Mi raccomando, entrate nel gruppo Telegram se cercate qualcuno con cui effettuare questo glitch e vedrete che su quasi 600 persone qualcuno che fa il glitch con voi lo troverete. Vi ricordo che nel gruppo Telegram stiamo organizzando dei drop di auto per regalare auto e abbiamo in programma anche la creazione di un set armadillo esclusivo per le auto. Anche questo video è finito, mi raccomando ragazzi, mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche, likeatemi tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Ricorda, se dopo questo video hai lanciato uno strillo, dillo all'armadillo. We'll be right back.